Prove tecniche di Supercoppa italiana, inno di Mameli in queste prime ore del pomeriggio a San Siro. Giocano Inter e Juventus, noi l'anno scorso siamo arrivati secondi in campionato ai quarti di Coppa Italia, per cui non c'è possibilità per noi di giocare la Supercoppa, ci penseranno Inter e Juventus e vedremo quello che accadrà. Però noi domani abbiamo la Coppa Italia. Cos'è la Coppa Italia quest'anno? Appoggio il cellulare sulla scultura dedicata a Cesare Maldini e Giacinto Facchetti, due giganti della storia dello sport, non soltanto del calcio milanese. Cos'è la Coppa Italia per noi quest'anno? Intanto fatemi salutare OneFootball, che con la sua app ambisce a tenervi compagnia e a esservi utile. L'app di OneFootball è gratuita, l'app di OneFootball è ricca di notizie, approfondimenti, curiosità, video, highlights e partite, soprattutto del calcio tedesco. Andate nella descrizione di questo video, c'è il link, scaricate l'app di OneFootball, scaricarlo assolutamente gratuito, l'app di OneFootball vi aspetta. Di solito la Coppa Italia è un ripiego, però insomma, stasera vivremo la serata di vigilia, domani c'è il Genoa, gara secca, il Genoa di Shevchenko, Genoa che ha eliminato in questa Coppa Italia fino ad oggi il Perugia 3-2 ad agosto a Marassi e la Salernitana 1-0 a dicembre a Marassi. Genoa evidentemente che ha testa, cuore e anima dedicate al campionato, noi che abbiamo la possibilità di inserire da Messias a Rebic a Daniel Maldini a Giroud, non Ibra perché è squalificato, non Pellegrini perché deve ancora rientrare in gruppo. Coppa Italia. Della Coppa Italia mi vengono in mente con Stefano Pioli diversi momenti, diversi episodi. Ricordo che la prima partita in Coppa Italia di Stefano Pioli è stata con la SPAL, quando c'erano 32.000 spettatori. Non so se ci saranno 32.000 spettatori domani a San Siro, ma c'erano 32.000 spettatori perché era la seconda volta di Ibra a San Siro, perché aveva fatto quello spezzone con la Sampdoria, poi aveva fatto gol a Cagliari e tornava a San Siro per la Coppa Italia. 3-0, l'ultimo gol di Piontek con la maglia del Milan, Piontek che questa sessione di mercato è passato alla Fiorentina, e ricordo insomma anche una bella partita col Torino nei quarti, quando, attenzione, vincemmo 4-2 e i due gol del Torino li segnò Bremer. All'epoca Bremer era un ragazzo di cui l'ambiente granata, l'ambiente torinista non era del tutto soddisfatto, per cui ci si sorprese tutti che aveva fatto gol Bremer. E invece in realtà c'erano già i primi prodromi di quella che è la crescita di Bremer, cui stiamo assistendo alla grande in questo campionato. Abbiamo visto anche in Torino-Fiorentina lo scontro diretto Bremer-Vlahovic, l'ha vinto proprio il difensore brasiliano granata. Poi ci fu, prima del lockdown, quella splendida partita con la Juventus che finì con quel calcio di rigore che sappiamo. E quindi direi che Stefano Pioli la Coppa Italia l'ha sempre fatta bene. Ecco, io l'augurio che posso fare al Milan a Stefano Pioli di fare tutta la Coppa Italia in 11, perché noi in Coppa Italia ultimamente siamo stati un po' sfortunati. Espulsione di Teo Hernandez all'andata con la Juve nel 2020, espulsione giusta, ineccepibile di Rebic con la Juve al ritorno nel giugno 2020, espulsione di Ibra per doppio giallo, così era stato individuato il colpevole della partita nel quarto di finale l'anno scorso con l'Inter. E quindi mi auguro insomma, ecco, una Coppa Italia in 11, questo è quello che mi auguro, sia stasera che eventualmente nel proseguo. Intanto vi ricordo che la vincente di Milan-Genoa giocherà nei quarti con la vincente di Lazio-Udinese e che la squadra vincente dei quarti fra Milan-Genoa-Lazio-Udinese affronterà in semifinale la squadra vincente dei quarti fra Inter-Empoli-Roma-Lecce. Quindi questo è il nostro tabellone. Il tabellone che abbiamo davanti noi, che ha davanti il Genoa, che ha davanti la Lazio, che ha davanti l'Udinese, che ha davanti l'Inter, la Roma, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa è la situazione. È chiaro che la profondità della rosa per fare una buona Coppa Italia ce l'abbiamo. Perché poi la Coppa Italia è un titolo, la Coppa Italia a gennaio ti dà la sensazione spettrale della partita nella ghiacciaia, nella partita nello stadio vuoto, però poi se tu sei bravo ad andare avanti puoi andare avanti e presentarti per dare, mi auguro non un senso ma un ulteriore senso alla tua stagione. L'anno scorso il Milan riuscì ad eliminare ai rigori il Torino con la parata decisiva ai rigori di Tatarusanu su Rincon. Tatarusanu tornato negativo, fa molto piacere per Tata,
in questa che è la giornata comunque del compleanno di Alessio Romagnoli. Alessio Romagnoli che ci auguriamo possa tornare ad essere convocato il prima possibile, così come Calabria, così come Castiglieco, perché naturalmente avere i nostri ragazzi, avere i nostri giocatori convocati, tutti pronti, tutti reattivi, tutti in rosa, è quello evidentemente che speriamo sempre. Coppa Italia che quindi ci propone anche dei challenge, perché si è detto spesso che Rebic a gennaio fa gol, sarebbe importante per Rebic mettere fiducia e gol nelle gambe e nella stagione. Insomma, è la partita di Coppa Italia per alcuni nostri giocatori, è vero che abbiamo penuria in difesa e a centrocampo, ma per alcuni nostri giocatori può diventare davvero un momento per lanciare segnali. Penso a Rebic, penso allo stesso Daniel Maldini. Messias ha fatto gol col Genoa in campionato, Kalulu ha fatto gol col Genoa in campionato nella scorsa stagione. Sarebbe importante, insomma, nel rispetto di Andriy Shevchenko, ci saranno a San Siro domani sera Andriy Shevchenko e Mauro Tassotti, due miti totali, grandissimi della nostra storia. E quindi è chiaro che la storia di Tassotti ha avuto più anni di quella di Shevchenko, ma la storia di Shevchenko è così robusta, così intensa, così importante che evidentemente c'è una quantità e una qualità della carriera rossonera di Mauro Tassotti e soprattutto una qualità della carriera rossonera di Andriy Shevchenko. Milan-Genoa diventa importante anche per vedere se ci sarà la possibilità di far mettere qualche minuto nelle gambe a Tomori, che è tornato negativo ieri, si è allenato ieri. Attualmente il ritorno dal Covid va gestito, non si può andare dalla mattina alla sera in campo, anche se non sbaglio l'anno scorso Cuadrado l'aveva fatto proprio nella Supercoppa contro il Napoli con la maglia della Juventus. Vedremo poi in porta se ci sarà Maignan, se ci sarà Mirante, vedremo quali saranno le scelte di Stefano Pioli. Certamente nessuna scelta sarà tesa a snobbare, a sminuire, a minimizzare la Coppa Italia, perché ripeto, la Coppa Italia a un certo punto può diventare foriera di grandi eventi, potrebbe anche diventare foriera in caso di doppio derby di semifinale di Coppa Italia di grandi incassi, e ricordiamoci che noi stiamo per perdere l'incasso di Milan-Juventus di campionato per le decisioni del governo e della Lega sulla presenza degli spettatori all'interno degli stadi per le norme anti-Covid che hanno come sempre la priorità e la precedenza. Però bisogna fare anche di questi conti, perché poi alla fine il mercato, i bilanci, il campo si nutrono di conti, sono il risultato dei conti. I conti non sono qualcosa di astratto, non sono dei diagrammi senza anima, sono pieni di sostanza i conti, e bisogna farli, senza alcun riferimento ad Andrea che è andato alla Sampdoria, e gli facciamo evidentemente l'in bocca al lupo. Ciao a tutti, ci vediamo e ci sentiamo domani per la sera.